Buongiorno, sono Capoccia Stefano, titolare del ristorante Piazza Grande a Nocera Umbra. E lei è mia sorella, socia. Buongiorno, sono Serena Capoccia, appunto la sorella e anche io titolare del ristorante Piazza Grande. Dalla passione di famiglia, 2 anni fa abbiamo deciso di rilevare questo ristorante. E abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con l'intenzione di riscoprire i sapori di una volta della tradizione nocerina con un tocco di innovazione. I nostri piatti principali sono rivolti alla stagionalità. Il menù cambia continuamente proprio perché seguiamo la stagionalità delle materie prime. In questo periodo infatti lavoriamo molto il carciofo con diversi piatti che vanno dai primi ai secondi ai contorni. Un piatto tipico che facciamo noi con i carciofi che va dalla tradizione dalla mia bisnonna sono dei carciofi ripieni con della carne e conditi poi con un pomodoro. Le carni da noi trattate sono prevalentemente proprio umbre o comunque sia sono nazionali. I nostri piatti principali sono le lumache e usiamo molto il quinto quarto del vitello, dalla coda alla lingua facciamo tutti questi piatti. E oggi per il giro gastronomico dell'Umbria vi presenteremo le lumache. Il piatto che andremo a presentare oggi per il giro gastronomico dell'Umbria sono appunto le lumache. Le lumache hanno una lunghissima preparazione che va da un lavaggio all'inizio con le lumache ancora in vita. Vanno lavate 2 o 3 volte con acqua e sale. Quindi le lumache verranno sbollentate per circa 2 minuti, dopodiché verranno tolte dall'acqua bollente e sgusciate, pulite una ad una alla perfezione. Una volta fatto questo, le lumache verranno ripulite, risciacquate con sale e aceto, prima sia la lumaca in sé per sé che il guscio. Una volta finito il lavaggio, verranno messe in padella ad insaporire. E ora andremo a vedere come. Preparare la nostra padella con olio extravergine di oliva, peperoncino, aglio, finocchietto selvatico, e aggiungiamo le nostre lumache. Facciamo cuocere per una mezz'oretta, aggiungendo poi del vino bianco. È giunta al termine, quindi togliamo dal fuoco e le lumache verranno rimesse ad una nelle cocce. Una volta tolte dal fuoco, appunto, le lumache andranno rimesse nella coccia in questo modo e verranno messe da parte. Una volta finito il procedimento della rimessa in coccia delle lumache, si procede alla divisione e quindi preparazione di 2 modi differenti della lumaca. Una parte andrà fatta con un sugo piccante, l'altra parte verrà riempita la coccia con un mix di lardo stagionato alle erbe toscano e finocchietto selvatico, peperoncino e sale. Okay. Questo è il preparato da noi di lardo stagionato e finocchietto selvatico. E andrà messo nella lumaca in questo modo. E va fatto un tappo. Queste ora sono pronte per la cottura. Le mettiamo in un sassino di alluminio e andranno a cuocere in forno per circa 10 minuti. Nel frattempo che le lumache si cuociono nel forno, andiamo a vedere l'altro procedimento. Prepariamo la nostra padella, olio extravergine di oliva, peperoncino, aglio, finocchietto selvatico, le lumache. Pomodoro,
sugo di sale, vino bianco, andremo a cuocere la nostra lumaca per circa un'ora. Mentre le nostre lumache al sugo continuano la cottura, le lumache al forno sono pronte e pronte per la degustazione. Ed ecco qua la nostra lumaca. Passato un'ora di cottura, sono pronte anche queste per la degustazione. La preparazione è terminata, i nostri piatti sono pronti. Buon appetito a tutti! Buon appetito!